Avvocato, oggi una lunga udienza, naturalmente come spesso accade, la ricostruzione dell'accusa in questo caso è maggiormente diversa rispetto a quella della difesa. Beh, sì, certamente l'accusa ha valutato i fatti sulla scorta di una relazione psichiatrica, di come l'imputato si è presentato ai periti in sede di incidente probatorio. E mentre la difesa ha cercato di valutare e sottolineare il comportamento che l'imputato, come è emerso anche, hanno dichiarato i testi, il comportamento dell'imputato nell'arco di una vita e le ragioni che lo hanno portato poi a questo tragico gesto. Un gesto di pietà e dettata dalla disperazione, dal timore di non poter continuare ad assisterla, ad accudirla come necessitava. L'infermità è stata, un vizio parziale di mente è stato attestato e dichiarato dai periti, quindi è stato riconosciuto dai periti. Il vizio, i periti non parlano di vizio totale, i periti parlano di un vizio parziale di mente tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere. Questo è quello che dicono i periti. Io non sono un medico e mi attengo alle valutazioni compiute dai medici. Peraltro, periti concordi, sono giunti a questa conclusione concordemente, quindi il consulente del pubblico ministero e il perito, dottor Lagazzi. Un'ultima cosa, perché Sartori era convinto che la moglie fosse male? Perché la moglie comunque, come hanno confermato i testi, come ha confermato il medico curante, la moglie lamentava continuamente un malessere, la moglie si sentiva male, la moglie lamentava continuamente malessere, lamentava continuamente disturbi, poi il medico curante dice non c'erano riscontri, ma comunque questa condizione c'era, questi dolori, questo malessere, la moglie lo manifestava. Il PM invece ha detto Sartori odiava la moglie, odiava il cane. Questa è una ricostruzione del PM, non so su che base sia giunta a queste considerazioni. A noi non risulta.